svolgere come federazione verso i giovani, con le scuole, con gli stage, dà i suoi frutti, e questo è il nostro futuro sicuramente, impegnarci. Io voglio approfittare per ringraziare l'associazione sportiva Green Planet di Canicattì, che ha curato l'organizzazione di Campione questo d'Italia. evento, Molto bella, molto bella la carambola di Zenica. l'amministrazione comunale, che ci ha consentito l'uso di questa bellissima struttura, e il sindaco nella persona del dottor Ettore Di Ventura. Memoria di questi due magistrati che sono stati uccisi negli anni 80, nel 1988 Antonino Saetta e 2 anni dopo purtroppo Rosario Livatino. C'è questo bel impianto sportivo che ospita abitualmente sfide di basket e di pallamano e di calcetto. Tanto arriva Abbiamo ancora visto questa bella carambola. un Dal punto di tiro vista veramente tecnico, eccezionale. questa era piuttosto difficile, alto contenuto tecnico. L'arbitro dell'incontro è il signor Bruno Battaglia, che è anche il direttore di gara, perché in questa manifestazione tu hai ricordato che i campionati Sì, italiani e la Green Planet, ma gli vi hanno arbitri e il lavorato direttore di 12 gara, che arbitri e il direttore di gara, che in questo in caso. una settimana sono stati impegnati da lunedì scorso praticamente fino ad oggi. 12 arbitri hanno lavorato una settimana per consentire la disputa di queste partite, e che si fanno fatto le pre-pre-pre qualifiche, poi le pre-pre-pre, poi le pre-pre, poi le pre e poi le Meno qualifiche. Insomma, è un male, alla po' fine si è arrivati è anche una alle qualifiche, formula, perché sì, sennò. esatto, le qualifiche dalle quali sono usciti gli 8 vincitori dei gironi, più un migliore secondo, più due wild card e 21 giocatori che erano, diciamo, i migliori della classifica annuale, che aspettavano per completare, diciamo. Il pool, la carambola e lo snooker. E dicevano, 4 anni dopo andava a Cali in Colombia, andava a vincere la medaglia d'oro, e poi l'anno scorso in agosto, come vi dicevo, a Breslavia in Polonia, andava a completare l'arco delle medaglie con l'argento e L'argento, una sì. bella finale contro Sanchez. Mi raccontavano, ovviamente non ero presente, in Polonia, che prima della pausa era in vantaggio. Gioca un giro di 3 sponde sulla rossa. Posizione un po' anomala. Questo è un girone, 5 sponde, al termine dei Sì. quali trova una bella carambola. Sì. Ricordiamo. Tiro di potenza da parte di Marco Zanetti. Grande Che punto, grande la punto, trova la grande carambola. punto. E vedere giocare Marco è come leggere un libro, no? Al momento, tra parentesi, l'unico giocatore professionista, davvero professionista della carambola italiana, lo è dal 1986, tra parentesi. Numero 3 del mondo, attualmente nel ranking mondiale numero 3. Prima carambola della sesta ripresa, e insieme a altri giocatori mitici professionisti come Cotto. È un figlio d'arte, come lo sono tanti Papà altri. Erwin Sì, fu un lo mitico ha campione avviato, sì, lo di carambola. ha avviato a questo sport. Il papà vinse il primo campionato assoluto di carambola libera, nel Sì. 1961. Poi fu campione nelle specialità libere 4 anche negli anni successivi, dal 63 al 65. Sì, poi arrivò Oddo, che non niente per nessuno, insomma. Antonino Oddo, potremmo definire il maestro, il padre spirituale della carambola, a 79 anni, è presente qui al Palazzetto dello Sport di Canicattì. Non ha potuto giocare, perché anche quest'anno lo vedete dietro, il tavolino con il punteggio, dove immantinente ci mostra questa
questo maestro vero, un signore in tutti i sensi, un vero signore, perché poi anche lui laureato, tra parentesi, sì, come lo è laureato come Marco Zanetti, sì, in giurisprudenza, mentre Marco Zanetti è laureato in economia, appunto. È stato 39 volte campione italiano, 2007 è stato l'ultimo a sconfiggere in finale della carambola a tre sponde, sì, proprio in una bellissima sfida. Ricordo benissimo quella finale perché coadiuvavo l'allora telecronista Rai Trandafilo a San Vincent, è stata veramente una finale a cardiopalma e Marco sbagliò l'ultima carambola per pareggiare la partita. E Antonio fece una performance abbastanza importante dal punto di vista tecnico, vinse con una media di circa 1,660 se non ricordo male. Comunque ancora anni recenti Antonio Oddo è arrivato sul podio, 2012, terzo, sì, campionato. Intanto credo che Marco stia realizzando una serie, se non sbaglio ne abbia fatto già 6. Giocherà un traversino sulla rossa. Gioca sulla rossa. Lunga. Biglia 2 la rossa, la 3 ovviamente la biglia dell'avversario. Alessio D'Agata. Wow, che bellissimo tiro. Rivediamo questo rimpallo tra le sponde lunghe contrapposte. Ricordiamo che la carambola tre sponde è la specialità sulla quale si disputa da diversi anni il campionato italiano e significa che la tre sponde o prima di aver toccato entrambe le biglie o nell'intervallo di tempo tra una biglia e l'altra, la 2 e la 3, che sono ovviamente la biglia rossa e la biglia dell'avversario. Questo è il numero minimo perché vedrete poi nel corso di questa finale è qui un pochino corta, si ferma qua time, che significa aggiungere, raddoppiare il tempo a disposizione. Due sole volte può essere chiesto da ciascuno dei due. Quindi. No, in questa, nella distanza di 40 punti sono 3. Sono 3, che dov'è? Si era sulla distanza più breve, vero? Nella distanza più breve a 30 punti sono 2. Tanto prima carambola per... possibile al momento in un impianto così grande, non quella che servirebbe insomma per togliere completamente l'umidità. Vediamolo se quest'angolo gli chiude pure. No, sì, ecco, anche qua anche qui lo stesso problema. Allarga le braccia sconsolate. È divertente Marco Zanetti perché a differenza di altri giocatori assolutamente imperturbabili è sempre simpatico seguire le sue espressioni. Diciamo un giocatore estroverso. Bella. Sì. Avete visto che questo il tiro è definito indiretto, vengono toccate prima le tre sponde, si risponde così a uno dei due requisiti fondamentali della carambola. E poi un giro sulla rossa di tre sponde, o anche di precisione, bravo. Molto bella. Arriva la seconda. Queste sono le capacità di... Io faccio notare la posizione della biglia rossa dopo aver eseguito il tiro. Marco l'ha portata in una posizione favorevole per poter effettuare un tiro successivo. Ecco, adesso lo vediamo con la camera alta, esatto, come ci mostra la regia di Fabio Crisafi, no? Ecco. Che la biglia, in questo caso la biglia numero 3, è all'angolo. Questo favorisce, no? Poi certo, a livello terminale il completamento della carambola. Ecco, questa è buona, se sviluppa l'effetto. Morbidissima, questa è uno spettacolo, vederlo giocare con questa morbidezza e con questo controllo delle biglie. Guardate la quantità di effetto, ovviamente con le biglie puntinate, questo è messo maggiormente in risalto, impresso alla biglia battente. Tra parentesi, per chi vedesse forse per la prima volta, il nostro Marco Zanetti ha anche un brandeggio un po' diverso dal solito, un po' particolare.
C'è anche una leggenda riguardo a questo fatto, no? Il fatto che già da piccolo, quando era davvero molto piccolo, tant'è che aveva bisogno di uno sgabello per poter raggiungere il biliardo. Suo papà e che essendo così piccolo, ovviamente... E già giocava la libera, la specialità della libera, quindi... E significava che però doveva orientare il movimento del braccio, no? Sì. In modo tale che non fosse di impedimento, vista quanto era piccolo, vista la bassa statura. È un giocatore sempre in evoluzione, ha cambiato posizione del corpo, del braccio nella sua carriera diverse volte e tuttora lui cerca sempre la perfezione, cerca meccanismi nuovi, cioè è un player che... non si limita a fare quello che sa, è un player in continua evoluzione perché studia sempre nuove soluzioni, nuove... D'altronde per essere competitivo a quei livelli devi cercare queste cose che ti danno quel qualcosa in più degli altri, insomma. Non vi è dubbio che non è soltanto un giocatore dotato di grande esperienza e di un grande braccio, ma che ha un grande cervello che ha messo al servizio di questo talento. E un'altra serie importante si sta profilando all'orizzonte. È anche posizione favorevole perché ora attaccherà sicuramente la bianca. Con quattro carambole già secondo 22, me gioca un giro esterno sullo stretto, eccolo qua, 3-5 e vedete la posizione della biglia che lui ha colpito dove è andata a finire, cioè è andata a finire in una posizione favorevole perché lui possa seguire di nuovo un altro giro. Ora la possibilità di giocare un giro sulla rossa. Allora, non vi è dubbio che questa in realtà è... E ora vediamo dove va la rossa, sono curioso di vedere dove va. Io dico che va in una posizione... D'angolo. Che gli consente di attaccarla di nuovo a giro. Intanto questa è la carambola numero 6, siamo quindi a 24 per Zanetti. Gioca veloce per l'ottava. Vedi? Questa è la caratteristica del gioco di serie, no? Dove devi sapere dove disponi le biglie, non soltanto ottenere, come in questo caso la carambola. Vedi? E arriva l'ottava, e questa è adesso già la serie più importante, superata anche quella della sesta ripresa quando ne aveva realizzate 7. '18 è una partita a 40 punti in 6 riprese. A livello internazionale mi risultano dunque 45 punti in 14 riprese o 50 punti in 9 riprese. A livello internazionale? Sì. No, lui in Italia. Sì. Tu parlavi giustamente, no? Visto che siamo sul campionato italiano. Ha fatto in Italia il campionato italiano a team a Modica, 6 riprese, la partita è finita 41 contro Fasciana. Posizione allineate delle biglie sulla stessa direttrice corta. Lunga, corta, lunga e... 10, questo comincia a essere la doppia cifra. Praticamente sta dimostrando al suo allievo come si deve giocare. Sì, difatti stavo dicendo prima che questa è più che una finale.
sorride perché questa forse è ci ha ovviamente sentito. abbiamo detto del loro rapporto perché già Sì, ha fatto numerosi stage Alessio con Marco Zanetti. Allora. Questa è la prima volta che si affrontano in una competizione ufficiale. Ah, Alessio tra parentesi fa anche parte della scuderia Longoni, che è il team dei giocatori Longoni. Quanto risponde senza effetti, bianca, lunga, corta, lunga. Eccola qua. E riesce anche a evitare l'interferenza delle biglie. La padronanza di gioco di Zanetti a tratti è straordinaria. È probabile che chiuderemo prima delle 20, alle 20, alle 20 riprese. Ecco. Due. Io sarei un pensino più ottimista, sai, libero. Anche prima delle 20. Beh, sì, è possibile. No, 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 non che lo auspichi. Non sto, Marco è non capace di chiudere in 10 riprese. In 6 riprese ha fatto 8 punti. Media da 0,88. Buona per il giovane siciliano. Uno. E intanto 32esima di Marco Zanetti, che interrompe così il lungo digiuno, ha durato addirittura 4 riprese. Sì. Voglioso di tornare a dimostrare l'allievo. Qui ha un 5 sponde. Ha fatto un segno. Di... Zanetti soffre quando l'avversario seduto sulla sedia si muove. Quindi evidentemente ha fatto un segno per... Sì, ha preso l'acqua Alessio D'Agata per dirgli che... Di stare fermo. Di non muoversi. È stretto. È stato solo in 9 caramboli di differenza. Allora, sulla rossa gioca la rossa, Zanetti. Corta, lunga, corta, di 3 o 4 sponde. Ok. E c'è. 33esima. Carambolato un po' male, ma bianca. Quindi ha corso tanto con la sua che è quasi arrivata dalla Però parte opposta. Gioca comunque un 3 sponde molto difficile perché ha poco ingresso nella terza sponda, però lo fa da grande campione. Seconda carambola della 20esima ripresa e siamo a 34. Alla sua ha una certa prestanza e altezza Marco Zanetti per ovviare alla difficoltà del tiro e risolvere la questione da par suo, anche se adesso la sua biglia lo vediamo, intanto questa è la 35esima, gliene mancano 5 a conquistare il titolo numero. D'Agata è passato al centro. Questo è un giro biglie. Di finezza sulla rossa, un giro di 3 sponde stretto e prendere la quarta sponda alla lunga e portare la rossa in quest'angolo opposto. Vediamo come carambola, perché no, si è attaccata però. E siamo a 36. Però. Però? Però può eseguire uno spondabiglia, può eseguire un... Giro stretto. Vediamo se c'è. Se non c'è il rimballo, c'è. Peccato. Non c'è. Non c'è, gli ha interrotto la corsa. Ripresa molto particolare, bella, pur senza esito da parte dei due giocatori. Negativo di molto colpo giù, dire mezzo retro, diciamo. Tiro abbastanza potente, abbiamo visto anche saltare le biglie perfetto. E arriva la carambola numero 37. Allora, vediamo, la regia ci mostra con la camera alta la bella carambola numero 37 del Bolzanino, quindi ampie possibilità e buona posizione per portarsi a 38, due sole carambole dalla conquista gioca del titolo. Uno spondabiglia, di 5 sponde secondo me, doppio giro, vedi? Vedi? Vedi?
è bella, molto molto bella. 2 e siamo a 38, 2 carambole alla conquista del titolo numero 27 di Carambola Tre Sponde per questo immenso giocatore. Però devo dire che mi è piaciuto molto Alessio D'Agata, che pensavo io sarebbe stato più così sparring partner di questa finale. Sono soddisfattissimo della prestazione di Alessio D'Agata, veramente. Anche perché abbiamo visto in passato giocatori di esperienza chiudere la finale con risultati 3, gliene manca soltanto più una. Tipo la finale di, cos'era, di 2 anni fa, sì, a Battipaglia, finì 40-16 di Zanetti su. E vediamo se arriva il titolo. Sì, è andata? Direi di sì. È andata. Proprio di sì, e arriva il titolo. Serie da 4 per Marco Zanetti, 40-27. E adesso questo ideale passaggio di testimone ci piace.